Un saluto a tutti voi da iPhone Assist, siamo qui davanti a questo problema che il signor Nicolò ci ha detto di derimere, cioè il problema qual è e qual è la risoluzione poi data da iPhone Assist. In questo video cercheremo di ragionare insieme, di fare questa analisi tecnica insieme. Qui abbiamo la scheda madre di un iPhone, chi è esperto saprà dalla forma, da come è fatto, che stiamo parlando di un tipo di iPhone e non di un altro tipo di iPhone. Voglio fare un po' di mistero all'inizio perché i più esperti già avranno riconosciuto la scheda, quelli meno esperti non subito. Allora, intanto il signor Nicolò è nostro cliente da parecchio tempo, lo saluto caramente perché siamo diventati poi anche nel tempo un po' amici, no? Sa, con alcuni clienti si instaurano dei buoni rapporti anche di fiducia e quindi si può, diciamo, fare discorsi di un certo tipo. Altri clienti non so perché li stiamo subito antipatici a pelle, non so, non si va d'accordo, non è che vogliamo nemici, noi vorremmo tutti amici e tutti in accordo, ma non si può avere sempre tutto. Nicolò poi è di Verona, io ci ho fatto il militare a Verona, signor Nicolò, quando avevo circa 34 anni di meno, diverso tempo fa, feci il militare proprio lì a Verona, al quartier generale, me lo ricordo benissimo. Verona, poi ci sono stato anche per altri motivi a Verona, per esempio solo per visita didattica con i miei alunni, è un bel posto. Verona, consiglio di visitarlo, chi non l'ha visto, l'Arena di Verona, Romeo e Giulietta, quello che volete, insomma, ci sono tante belle cose da vedere, poi è una bella città. Io poi la caserma, quartier generale, c'è cioè vicino alla stazione, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Dunque, ma veniamo alla scheda madre. Un saluto a lei Nicola che mi ha mandato il telefono del suo amico da analizzare. Qual è il problema di questo telefono che io nel frattempo ho smontato, come vedete? Il problema è il seguente: non va in carica la batteria. Pur mettendo lo spinotto di carica, la batteria non va in carica. Come si ragiona in questi casi? La prima cosa da escludere è che la batteria sia guasta. Quindi abbiamo sostituito la batteria del cliente con la nostra batteria originale, abbiamo provato a metterlo in carica, non caricava la batteria. Quindi abbiamo escluso che sia un problema dovuto alla batteria. Secondariamente, voi sapete che la carica della batteria di un iPhone di questo tipo va attraverso il connettore dock. Abbiamo quindi sostituito il connettore dock, messo collegato, messo in carica, non caricava ugualmente, quindi non è una questione di connettore dock. Andiamo a vedere allora l'attacco della batteria, perché se non mai carica la batteria potrebbe essere questo connettore della batteria che vi faccio vedere. Questo è il connettore della batteria dell'amico del signor Nicolò. Oh, togliamo intanto il dubbio da come è fatta la scheda madre. Chi è più esperto l'avrà riconosciuto, chi è meno esperto, questa è un iPhone 4S. Si vede anche dal sensore che è completamente diverso da quello dell'iPhone 4. Abbiamo analizzato questo connettore della batteria facendo dei test, risulta perfettamente integro e funzionante. Sia le saldature sono ok, sia il passaggio della corrente è a posto, quindi non è un problema dovuto al connettore della batteria. Quindi abbiamo escluso la batteria, abbiamo escluso il connettore dock, abbiamo escluso dove si attacca la batteria, quindi la corrente qui arriva, ma non carica la batteria. Allora, dove poteva essere il problema? Noi di iPhone Assist abbiamo trovato il problema, o meglio, ci ha dato anche una mano Stefano, conoscete Stefano, no? Il nostro collaboratore validissimo, ma ve lo faccio vedere anche a voi dove è il problema di questa scheda madre, che forse è difficilmente risolvibile, perché ciò che è avvenuto, a nostro parere, in questo telefono è che qualcuno, avendo sostituito il vetro anteriore, non essendo forse tanto capace o competente, ha fatto il danno che andiamo subito a mostrare. Noi ci siamo accorti che è stato sostituito il vetro, poi mancava anche un pezzo che sarebbe l'antennina che va qui sopra per il wifi e per far prendere il segnale WMTS. Penso che sia andato perso perché non c'era completamente e ci dovrebbe essere. Poi mancavano ancora altre parti, ma lasciamo stare, quello più importante era quella parte superiore. Vediamo un attimino dove sta il problema. Il problema sta in questo punto qui. Probabilmente quando è stato smontato
questo iPhone per montare il vetro anteriore, con il giravite hanno dato una botta in questo punto. E vedete cosa hanno provocato? Lo facciamo vedere col nostro solito microscopio da 4 soldi, ma che fa egregiamente il suo dovere. Metto a fuoco e poi vi faccio vedere anche a voi. Hanno provocato il danno che adesso vi mostro. Eccoci qua, adesso ve lo faccio vedere anche a voi. Alziamo la videocamera, eccoci qua, allarghiamo il campo così potete vedere. Ci siamo quasi. Allora, adesso se voi guardate con me qui sulla parte sinistra, questa parte qui, questo componente, lo vedete questo? Con il giravite qualcuno lo ha spaccato. Ve lo inquadro da vicinissimo, e così lo vedete. Eccolo qui, vedete? È stato spaccato. Questo è un integrato che non credo noi lo potremmo saldare noi di iPhone Assist, ma trovarlo sul mercato ha una sigla molto particolare. C'è scritto sopra, non so se riuscite a leggerlo anche voi, CFA-BNP, una cosa del genere, CFA-BNP. Questo qui è stato spaccato, non solo per lui hanno spaccato, ma anche questo condensatore sopra, gli manca un pezzo anche a quel condensatore. Quindi probabilmente staccando il connettore USB da questo connettore, sono andato a finire con il giravite su questo integrato, ed è stato, scusatemi la battuta, l'integrato è stato disintegrato, è stato rotto, ed è per questo motivo che non salda. Poi sopra qui noi notiamo anche che quest'altro integratino c'ha un piccolo taglietto qui, vedete? Ora, a nostro parere, questo problema è difficilmente risolvibile, non perché noi di iPhone Assist non potremmo sostituire i due integrati, ma perché sarà difficile reperirli sul mercato, sia questo superiore e sia quest'altro qui inferiore che è stato tagliato. Sul mercato credo sia difficile trovare una cosa del genere. Quindi spesso quando vi affidate a qualcuno che vi vuole riparare il computer, scusate, riparare l'iPhone, che sia 4 4S, dovete, diciamo, diffidare dalle imitazioni. Dovreste sempre rivolgervi a un personale che è in grado di garantirvi una certa tranquillità nell'operare all'interno del vostro terminale, perché poi quando succede una cosa del genere la spesa si fa un po' altina. Altina perché? Perché questo, una saldatura che costa sui 90 euro, anche questa costa sui 90 euro, e poi bisogna vedere quanto uno vuole spendere, no? Perché già stiamo qui più o meno a 180 euro, e eccetera, eccetera, non so cosa ci potrebbe essere. Per ora, comunque, signor Nicolò, siamo in fase di analisi tecnica, le invieremo un preventivo di spesa della riparazione, poi vedremo cosa lei decide, anche il suo amico, perché lei ci ha mandato questo telefono per il suo amico, per risolvere il problema del suo amico. Noi abbiamo trovato qual è il problema, e questo è quello superiore. Vediamo un po' se sarà risolvibile, oppure in quale altro modo, quale altra strada bisogna intraprendere per risolvere questo problema. Quindi la carica non avveniva per questo. Di solito invece ciò che viene rotto sta qui sulla destra, oppure viene rotto il connettore USB o qualche fusibile, vi faccio vedere, qui sotto ce ne sono una serie, o condensatori. In questo caso invece sono andati sulla sinistra e hanno spaccato questo integrato che abbiamo cercato di vedere su internet, e sembra che sia un amplificatore dell'accensione, quindi power amplifier viene chiamato. Difficile da trovare come ricambio, ma cercheremo di fare qualcosa. Grazie a lei, signor Nicolò, per averci inviato questo iPhone 4S, e grazie a Stefano per aver aiutato nell'analisi tecnica iPhone Assist. Questo è il problema, vedremo quale poi sarà la soluzione che sceglierà il signor Nicolò. Un saluto anche a tutti voi, grazie che ci seguite sempre su questo canale, grazie a tutti quanti voi da iPhone Assist.